dall'associazione Messina Web.eu in sinergia con la Camera di Commercio di Messina, l'assessorato alle politiche culturali della provincia regionale di Messina, la presidenza del Consiglio del Comune di Messina, il Rotary Club Messina e l'Associazione Nazionale Carabinieri. Tale manifestazione, volta a premiare 12 personalità messinesi e della provincia che si siano distinte nel settore delle arti applicate dei messini, intende valorizzare in termini imprenditoriali e di produttività le attività tradizionali di Messina e provincia nell'ambito dell'artigianato artistico, elemento distintivo e qualificante della storia, dell'immagine e della cultura cittadina, nonché offrire uno strumento di conoscibilità alle imprese del settore e promuovere nel contempo l'occupazione giovanile, investendo su un patrimonio di attività tradizionali già esistente da recuperare e riscoprire. Il tutto in linea con quelle che sono, per saluto, le finalità dell'associazione Messina Web.eu, che si occupa di diffondere la cultura del mondo giovanile in nord, di ampliare la conoscenza della cultura attraverso i contatti tra le persone, gli enti e le associazioni, di proporsi quale luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, di porsi quale punto di riferimento per quanti svantaggiati o diversamente abili possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura un sollievo al proprio disagio. Presente, come accennato all'inizio, a questa iniziativa col suo presidente, l'avvocato Giuseppe Santanto, e con il professor Vito Nobile, nostro componente della commissione di valutazione, anche il Rotary Club Messina, che è un'organizzazione mondiale formata da diverse categorie di professionisti chiamate a servire al di sopra di ogni interesse personale. Lo scopo del Rotary è promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci, informare ai principi della privata rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità dell'occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club, secondo l'ideale del servire, propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone, esercitanti diverse attività economiche e professionali unite nel comune proposito e nella volontà del servire. Invito l'avvocato Giuseppe Santanto del Rotary Club Messina a porgere il suo saluto. Un applauso. Grazie per l'invito. Come Rotary Club di Messina, noi nella provincia di Messina ci sono ben 6 club. Il Rotary è presente in tutto il mondo e, come ha detto lei, ha lo scopo, attraverso l'attività di servizio, di valorizzare anche le attività umane, tra cui anche le attività artigianali. Per cui abbiamo ritenuto giusto e doveroso da parte nostra legare il logo del Rotary a questa manifestazione, che ha lo scopo principale di portare all'attenzione dell'opinione pubblica quelli che sono gli antichi mestieri, i valori, la cultura della nostra provincia, in particolar modo non soltanto di Messina, ma dei comuni che hanno un'antica tradizione. E per questo vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato al nostro club e pensiamo in futuro di continuare anche la nostra collaborazione. Il salone della borsa della Camera di Commercio. Si tratta di un luogo di rilevanza storico-culturale nel pieno rispetto degli ideali e delle tradizioni che contraddistinguono l'associazione presieduta da Rosario Fodato. Abbiamo voluto approfondire la genesi di questa prestigiosa cornice come modo per ringraziare ulteriormente la presidenza della Camera di Commercio, della persona del dottor Antonio Messina, e del dirigente, dottor Giuseppe San Pietro, che invito ad avvicinarsi per
partito nel 1910 fu dell'architetto Camillo Pugliese Allegra. I lavori furono iniziati nel 1926 e completati nel 1933 con la sistemazione del Salone della Borsa. L'elegante palazzo presenta una facciata caratterizzata dagli elementi decorativi di gusto classico e dalle raffinate balaustre che ornano i balconi del secondo piano. All'interno si accede da un'ampia sala di marmo bianco che si interrompe dinanzi all'ingresso, costituito da tre arcate chiuse da grandi cancelli in ferro battuto, riccamente decorati e sormontate da balaustre con balconate. Attraverso l'ingresso ci si ritrova in un vestibolo dove sono sistemati all'interno di nicchie busti raffigurati uomini illustri della città. Dal vestibolo si accede alla grandiosa sala della Borsa, interamente rivestita di pregiati marmi verdi e ornata da bronzi decorativi. Prende la parola il dottor Giuseppe Salpietro della Camera di Commercio di Messina. Grazie. Come avete ascoltato, buonasera, come avete ascoltato la presentazione, cioè dell'edificio, è stata fatta nei minimi dettagli, da tenere non posso assolutamente aggiungere nulla. Intanto vi saluto, sono contento di avervi qua. La mia impressione nell'entrare all'interno della sala della Borsa stasera è stata un'impressione di festa. Sono arrivato in Bondolino un quarto d'ora fa, ho passeggiato fuori, non c'era nessuno, ho detto ma ancora devono arrivare. Appena superato praticamente l'ingresso, ho visto la sala gremita e già un'atmosfera di grande festa. Significa che l'associazione Messina Web è, quando fa le cose, le sa fare, le fa in grande. E vi dico anche, ma lo dico sinceramente, e lo dico anche perché sono stato indegnamente chiamato in più occasioni a far parte della commissione giudicatrice, la famosa commissione giudicatrice. Ebbene, devo rimarcare la perizia, la serietà, la meticolosità delle scelte. Probabilmente abbiamo anche sbagliato, perché si può anche sbagliare. Non vi dico che si ragionava come la benedizione del Presidente della Repubblica, ma quasi. Qualcuno rischiava di volare dal balcone, però alla fine il risultato è stato sicuramente un risultato condiviso. Come Camera di Commercio di Messina, indegnamente la rappresento, in questo momento la rappresento in senso pieno, non abbiamo Presidente e non abbiamo Commissario, quindi grazie a Dio questa sera ho le chiavi del palazzo. Come Camera di Commercio di Messina ho doppia soddisfazione, anche per il fatto che le attività artigianali in qualche modo sono tutte riconducibili all'arte. L'artigiano non sta dietro un banco a ricevere soltanto un corrispettivo economico per una cosa che cede, ma l'artigiano ci mette estro, ci mette volontà, ci mette fantasia. Probabilmente una delle cose, delle attività più belle che ci sono, e tutti noi nel tempo libero siamo un po' artigiani. Quindi buon proseguimento, grazie di essere qua e tutta la serata faremo festa assieme. Rimani qui Rosario, perché ora prendi tu la parola per porgere i saluti all'autorità. Signori, grazie, se lo porgerò un saluto a tutti voi presenti e ringraziarvi per essere qui con noi. Messina Web ha voluto, diciamo, lanciare questa manifestazione. Non è la prima, perché le nostre manifestazioni, queste del Bananato, non molto importanti, sono altri in centro. È il famoso premio di oro. Al centro un concorso internazionale
a novembre. Tanti coordinatori, tanti amici che poi Silvana ringrazieremo a parte, ci hanno collaborato. Abbiamo fatto 5, 6, 7 riunioni, attenzione, siamo andati a trovare i signori sindaci, le varie comuni per cercare di individuare i personaggi da premiare e loro ci hanno dato una mano. Oltre loro poi la mia associazione, il direttivo ha creato e ha voluto creare una giuria per la premiazione, una commissione. Poi ci sono stati dati nomi per poter portare avanti la premiazione. Abbiamo dovuto veramente farci aiutare da personaggi che hanno scelto i nominativi. Signor Sindaco, a lei la parola per un breve saluto, grazie. Buonasera, Castore, grazie al Presidente dell'Associazione del Sinavento, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo brillante e utile progetto. Grazie a Rotary Club, per quale mi onoro di essere tra i soci fondatori del club di Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie a tutti. Per noi non è stato difficile scegliere un cittadino che potesse rappresentare l'artigianato nella migliore delle sue espressioni, qual è l'arte. Da un incontro, da una visita avuta con i dirigenti delle associazioni, abbiamo fatto una scelta, riteniamo giusta, una scelta che gratifica l'operato del signor Catalfano, che ha realizzato nel corso della sua vita per passione. Non credo che abbia mai ricevuto una lira o un euro per le sue bellissime realizzazioni artigianali. E per noi, oltre che essere un onore poterlo rappresentare in questo brillante contesto, diciamo grazie per quello che lui ha fatto di bello, di positivo per il nostro comune. Un comune bello che vi invito a visitare e non resterete sicuramente delusi. Grazie. E questi orrori succedono. L'assessore a nome, viene a nome del comune di Sinagra, nome del sindaco di Sinagra, la dottoressa l'avvocato Mancola. Prego, signor sindaco, il sindaco di San Fratello. Grazie dottore Fondale, grazie dottore Ruggeri. È una giornata bella per me questa oggi, è il coronamento di un discorso iniziato tanto tempo fa, quando un amico Ruggeri mi ha telefonato appunto per sensibilizzarmi a questo problema che in maniera così magistrale, così entusiasmante è stata organizzata. E vi sfido prima a San Fratello in una fase in cui appunto sono andati a trovare, una fase preparatoria eccetera, e dove abbiamo avuto modo di confrontarci un pochino per cercare di capire qual era il significato e il senso della vostra associazione. Ho capito subito lo spessore, la valenza, la pregnanza e la sensibilità che si ha nei confronti di questa realtà che purtroppo anche in un paese piccolo come il mio, come San Fratello, dove c'erano tante realtà artigianali, tante situazioni belle, purtroppo si stanno perdendo. Per cui avere individuato questo, con questo movimento, con questa sensibilizzazione, con questo club, con questo momento di sensibilizzazione a livello provinciale, non solo, perché interessa tante altre realtà, questi momenti è per noi un momento di grande riflessione. Per cui ringraziare oggi il signor Gambitta e il signor Versace, che abbiamo individuato come artigiani del Comune di San Fratello, che si dedicano a un'attività particolare e nella sua peculiarità hanno delle particolarità che li contraddistinguono, che è quella di una storia che ormai è data da anni, cioè la realizzazione di contenuti. C'è un ragazzo, figlio del signor Versace specialmente, un studente universitario che stasera non è qui e che per motivi di studio è lontano, che si dedica con
grande maestria a questa attività. Il papà, che si sono fatti di terza generazione, purtroppo il figlio si dedica con passione, con competenza e con grande maestria a quelle che sono le arti che appunto rappresentano e incarnano nella tradizione, però purtroppo la mia paura è quella che di questo ne faccia soltanto un hobby e non più un'attività lavorativa. Per cui andare a sensibilizzare questi momenti, andare a sensibilizzare queste realtà che purtroppo si perdono. Io non mi vergogno a dire a San Fratello, un paesino di 4.000 abitanti, dove c'erano prima tutti gli artigiani, come c'erano in tutte le realtà, non c'è un ciabattino, non c'è un calzolaio, non ci sono più delle realtà che praticamente rappresentavano prima non soltanto la storia e la cultura di un popolo, la storia e la cultura di tradizioni e altro, ma anche un'attività lavorativa, perché no, e questo mi era triste, perché tutti i giovani pensano soltanto alla sistemazione e che la sistemazione possa essere rappresentata da quello che continuamente noi ci sindaci veniamo dal posto, come il posto fosse la panacea a tutti i problemi, senza sapere che effettivamente queste realtà, cioè l'artigianato nelle sue eccezioni più disparate e più diverse, può rappresentare veramente un momento occupazionale importante. Per cui un ringraziamento particolare al Rotary, di cui io sono stato socio dal 1984 al 1211 di Sant'Agata, e poi sono stato socio per tanti anni, poi per motivi di impegni ho dovuto lasciare, però ogni tanto mi invitano e ci vado di, perché ci sono tanti amici e so qual è il significato del Rotary, per cui un ringraziamento ancora per la sensibilità e per l'impegno che c'è non soltanto a livello nazionale ma a livello mondiale con le mille problematiche che a cui assolve, ma un ringraziamento veramente particolare al club che appunto sensibilizza in maniera così capillare alla ricerca di queste realtà che secondo me, se giustamente così come vengono valorizzate, saranno ulteriormente valorizzate e possono rappresentare veramente un momento occupazionale importante. Grazie per la sensibilità che avete avuto anche nei confronti del mio comune, grazie al dottor Ruggeri di questa grande sensibilità e sempre auguri di buon lavoro. Grazie. Sindaco di Sinagra, sì, lei è stata impegnata in un improvviso impegno, quindi sono venuta io, sono contenta di essere in questa cornice bellissima della Grande Mare Commercio, con tutti questi bei lavori che ho visto entrando, la festa che con il gruppo culturistico. Quello che ho da dire è che mi piace. Io sono un'amante dell'arte, anche a me piace, e anche nel mio paese ce ne sono tanti, artisti nascosti, chiamiamoli, che questa manifestazione forse darà un po' di visibilità, di valorizzazione ai loro prodotti pregiati, ai loro manufatti di valore. Ringrazio naturalmente questa la Messina Web che ci ha appunto dato questa possibilità e ringrazio soprattutto anche la Presidente della Prologo che ci ha portato qui a fare questa esperienza bellissima. Grazie a voi. Adesso passo la parola a Giulio Breve, il Presidente del Consiglio Comunale, perché non breve, dove non glielo diciamo a nessuno, perché non ci sente nessuno. Questa iniziativa era sua, l'idea è stata sua, ma io sono vero per lui. Disse 30 anni fa, noi dobbiamo fare altre tre carte queste e tu mi devi dare una mano. Però, come vedi, siamo partiti. Grazie. Sì, si è più accontentato il Presidente, io non sono il Sindaco, il Presidente di Consiglio. Penso che vada per me stesso. Tanto grazie a Rosario Modale perché come al solito fa delle iniziative splendide, grazie a lui e al suo collaboratore, al Maratone che è sempre presente e collabora, devo dire molto veramente magnificamente. Saluto questo magnifico parterre, questo pubblico di questa sera e ringrazio anche gli amici della Mare Carabinieri e Montana che sono sempre presenti a dare una mano e quindi un saluto anche a loro particolare.
io rilevavo era tanto che probabilmente, che generalmente noi diamo sempre una medaglia, come dire, ai soliti nomi, cioè persone che in qualche modo divengono riconosciute con eccellenza su alcuni particolari, su alcune particolari attività, però spesso ci dimentichiamo in quei lavori che gergono, diciamo, quelli più umili. E devo dirvi che siccome c'era la possibilità anche di segnalare dei nomi, perché c'era una scheda in mano, io ho parlato con un momento primo che tutte le mattine ci pulisce Piazza Fuoco in maniera così costante, pericolosa, e devo segnalare in questa cosa di altri mestieri, che comunque lo voglio fare anche, voglio dire anche il nome Giunta, che lui le si applica forse come pochi nella pulizia della nostra città. E allora nell'ordinarietà, come diceva qualcuno, che c'è la straordinarietà, perché molte, magari la pubblica amministrazione si prende lo stipendio, però se deve lavorare gli deve dare l'altro stipendio, il secondo. Invece questa persona deve dire in maniera molto umile, per questo dico, portiamo alla ribalta anche questo tipo di personaggi. Ho sentito, ci saranno anche artigiani che c'erano nella loro arte. Purtroppo devo dire che c'è una concorrenza impari spietata dei cinesi, per cui se le scarpe ci vengono dalla Cina, anche il nostro ciabattino, per cui l'unica differenza che ci rimane veramente è l'anima essenese, l'anima dei siciliani, l'anima degli italiani, quella non ce la potranno mai copiare. Però è una lotta impari che, nonostante, ecco, anche l'attenzione dei vari governi, non riesce a ripagare, perché se ci mancano le vie di comunicazione, io penso a quello che produce anche le proprie, anche i quadri, o anche scarpe, o anche qualsiasi altra cosa che è prodotto dall'ingegno umano, e non lo può esportare perché ci mancano le vie di comunicazione dall'aeroporto commerciale, dal ponte sullo stretto. Questo prodotto resterà un prodotto di nicchia, limitato solo a un'area circoscritta. Quindi, ecco, chi ci governa poi a livello nazionale deve badare anche un meridione che purtroppo rischia ancora di più un isolamento maggiore se non vengono create queste cose. Io vi ringrazio. Ho pensato a darvi un libro, pure io, un premio, poi magari ecco, parlo io, pensavo sia a te sia all'avvocato Paratore, che devo dire meritare questo caso, perché anche è giusto che ci sia anche una gratificazione, una piccola cosa, ma è un gesto di affetto e quindi lo so. Grazie a tutti e sempre a te. Grazie. A nome della Fondazione Popolare di Siena, di un altro, un'opera, ecco, il nostro mondo. Questo mondo è nuovo, è stato ideato, creato dal pittore messinese, da Guglielmo Bambino, a cui io dico grazie, grazie davvero. A prendere la parola, un applauso per loro.
ringraziare Rosario Fodale, che ancora una volta mi ha voluto onorare della presidenza di una delle sue giurie. Quindi grazie Rosario, la nostra ormai posta l'amicizia c'è anche una stima che va posta indietro nel tempo. Particolarmente ho apprezzato la presidenza di questa giuria, perché si è trattato di una giuria che non ha dato un premio come tante altre, ma ha dato un premio che ha una sua valenza educativa. Infatti quello che abbiamo fatto ha valore di orientamento per i giovani, perché giusto come qualcuno ha detto prima di me, ormai il posto fisso è finito, no? Però i giovani il lavoro se lo devono inventare, e chiaramente non possono inventarsi quei lavori che già tutti fanno, ma è bene che si reinventino quei lavori che sono usciti di scena. E come ha colpito quello che diceva il sindaco, la mancanza di un giabattino in un paese veramente mi ha, diciamo, scioccato, perché è una cosa davvero inusuale e impensabile. Allora, se effettivamente noi riusciamo a orientare i giovani, facciamo ancora una volta un lavoro di tipo educativo. E devo dire una cosa, il lavoro della commissione è stato abbastanza, come dire, non faticoso, sarebbe una parola sbagliata, ma impegnativo, perché sono arrivate ben 101 schede e pertanto si è trattato di un lavoro nel quale bisognava saperci guardare dentro, sapere discernere, non fare torto a nessuno e soprattutto rispettare le esigenze del territorio e le espressioni del territorio. Infatti abbiamo privilegiato tutto quello che ci è saputo di eccellenza, perché uno può fare qualsiasi attività e farla così alla buona, ma può farla anche a livelli di eccellenza, e quello abbiamo voluto premiare. Siccome tutto questo lavoro io non l'ho fatto da solo, ma l'ho fatto con l'aiuto di altre persone, scusate ma le protesi ormai a questa età sono necessarie, e allora io sono veramente lieto e onorato di nominarle una per una queste persone, e sarò ben lieto se man mano che io pronuncio questi nomi ciascuno si alza e si fa riconoscere dalla sala, magari rimanendo nel posto dove si trova al momento. E allora cominciamo con il professor Vito Noto, cioè il dottor Giuseppe San Pietro, anche se già lo avete visto, però ve lo faccio rivedere. Il signor Placido Cardile, ecco. Poi la dottoressa Lucchesi, Domenica Lucchesi, eccola, si faccia vedere perché la sala. Il dottor Giovanni Giacobbe, ce l'abbiamo, si è nascosto. Poi la professoressa Camelia, questa, eccola lì, la professoressa di Sella Camelia. Avvocato di Dama Maria Fittler, cioè, eccola lì, anche lì si faccia riconoscere, il dottor Pietro Giacobello, la dottoressa Vincenza Mola, la dottoressa Yolanda Pozzi, non c'è, e il dottor Armando Pesco, e il professor Guglielmo Bambino, e c'era, è un pochino più avanti, così quello viene, il quale è un bravissimo artista che segue dei bei disegni. E in ultimo, ma non per ultima, la impagabile, impareggiabile, insomma tutto quello che finisce in abile, mettetecelo voi, avvocato Spara Paratore, che ha fatto da segretario alla commissione. Però ho voluto tenerla stretta perché sennò ci faceva venire l'esaurimento, ma è stata bravissima proprio per questo. Grazie a voi. Sì, grazie, per dire, Santino, cioè il
parola, grazie. E il presidente di Santo Stefano di Spadafora, grazie presidente. Lei si nasconde sempre, grazie. Ci sono altri presidenti della Prologo. Noi abbiamo voluto interessare la Prologo. Perché questo? Per avere la possibilità di conoscere più artigiani e avere la possibilità di andarli a trovare, perché guardate, non è stato facile, perché prima della commissione ci sono state coordinatori che hanno aiutato noi nella ricerca di questi personaggi. E guardate, ci sono personaggi di valore, ma di valore che sono sconosciuti nel nostro mondo, nel mondo messinese. Guardate, ci sono personaggi che fanno come una sette remo, che ci hanno fatto rimanere, diciamo, volgarmente a bocca aperta, vero dottore Ruggero, ma di uno spessore. Ecco, lei che è presidente della Prologo, grazie. Devo veramente ringraziarla per il lavoro che mi ha dedicato. Noi ringraziamo lei per averci invitato soprattutto alla realizzazione delle graduatorie, soprattutto per già per la presentazione delle schede, e perché realmente nei nostri territori ognuno di noi siamo presidenti di Prologo, conosciamo benissimo quello che è la realtà dei problemi delle nostre comuni. Quindi siamo i derivati un poco di quelle che sono gli aspetti della cultura immateriale. Anche se per questa attività, per questa manifestazione, si parlava proprio di cultura materiale. Però siccome i mestieri vanno perdendosi e stanno purtroppo migrando dalla cultura materiale alla cultura immateriale, e vedo molto spesso tante persone anziane che hanno svolto nella loro vita delle attività artigianali che ormai non hanno più a chi tramandare. Ecco perché secondo me c'è questa migrazione proprio nelle attività immateriali. Quando andiamo a visitare un museo di etnoantropologico e vediamo scusate, io mi dilungo un poco perché di questo sono molto, mi piace essere... Santino, quando vende un microfono in mano non lo molla più, ve lo dico io. Quindi velocissimo, vi dico semplicemente questo, che è un piacere quando si può visitare un piccolo museo dove sono le realtà che hanno creato la nostra realtà. Nella siamo qui perché i nostri padri hanno saputo operare nell'artigianato. Grazie, vi ringrazio. Grazie, non si può. Ciao Roberto, lei è vicepresidente delle Prologo. Io con Rosario ci conosciamo da parecchio tempo, abbiamo collaborato in diverse manifestazioni, abbiamo avuto un piccolo screzio qualche anno fa, l'abbiamo chiesto molto, sì vero, però la cosa bella è che le cose si dicono in faccia e si ricomincia, si può chiedere scusa, si riconosce di aver sbagliato da ambo le parti e si riparte. Rosario è un grandissimo amatore dell'arte, delle nostre tradizioni, e si può benissimo assimilare a noi delle Prologo, perché svolge una funzione che nei paesini svolgiamo noi presidenti, consiglieri delle Prologo, lo svolge invece nell'ambito di Messina e lo fa in modo molto egregiamente. Grazie per la precisazione. Abbiamo litigato, sapete perché? Perché abbiamo fatto una manifestazione insieme a Spadafora, dove io e lui eravamo gli artefici principali. Io lo avevo invitato in una manifestazione nostra qua per pubblicizzare il nostro evento. Muscoltai. Dottoressa Mola, con Enza Mola ci conosciamo da poco. Pensate che lavoro immenso che ha fatto. Ha presentato 62 per la realizzazione, 62 artigiani. Prego Enza, grazie. Grazie a te Rosario, a tutti voi, al Presidente della Giuria.
tanti artisti nascosti. E quindi ho cercato di fare di più, se avevo più tempo sarei andata a San Fratello, sarei andata in altri posti, perché ci credo molto in questo, in questa attività, perché il futuro dei giovani è proprio, come già hanno detto, in queste professioni. Grazie. Grazie Elsa, per la tua veramente affettuosa questa dimostrata. E poi vi presento il presidente del Prologo di Spadafora, Inocchio Emilia. Io desideravo appunto portare il saluto del mio paese, per cui mi prodigo e per cui cerchiamo di portare il nome in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia e anche in tutto il mondo. Perché Spadafora è una bellissima cittadina ed ha anche dei bellissimi e bravi artigiani. Noi ne abbiamo nominato alcune, abbiamo portato delle schede. Siamo contenti che qualcuno sarà pure premiato. Grazie a Rosario, grazie per l'accoglienza in questa bellissima sala. Avanti, grazie a tutti. L'avvocato Salvatore Costa, vicepresidente dell'Associazione Procurata Messina Web, consegna il logo della Messina Web. Grazie. Ringrazio altresì per essere intervenuto l'onorevole professore avvocato Maurizio Barestrelli, docente di diritto del lavoro alla facoltà di economia e promettore alle relazioni sindacali all'Università degli Studi di Messina. Insegna alla Luiss di Roma e all'Università di Estremadura in Spagna e ha tenuto seminari trilaterali con l'Università Sorbona di Parigi, Economica di Cracovia, di Kiev e Messina. È autore di 104 pubblicazioni scientifiche, avvocato di diritto societario del lavoro, esercita a Messina e a Roma ed è revisore contabile. Giornalista pubblicista, scrive su riviste quotidiane. È stato deputato al Parlamento siciliano nella 14ª legislatura. Benvenuto. Desidero ancora ringraziare tutti i presidenti delle varie associazioni qua presenti e mi permetto di chiamare il professore Venuti a nome di tutte le associazioni. Prego. Professore Venuti, che desidero ringraziare anche gli artisti qua presenti, ne vedo tanti seduti in platea, grazie per essere accolto. Professore Venuti, ecco, chiamare tutti i presidenti, ma ne facciamo nota. Ecco, io mi sono messo di diventare terra, ecco, per rappresentarne tutti, grazie. Ma io ritengo che iniziative del genere sensibilizzano la cultura. E desidero oggi un saluto più sentito a nome dell'Università della Francia della Svizzera Italiana, che mi vede come docente dei beni culturali di Milano. E sono qui stasera anche per portare un saluto ufficiale del Dipartimento del Patrimonio, Difesa del Patrimonio Artistico. L'artigianato è elemento essenziale del contesto nazionale. Elemento essenziale del mondo, perché ha una storia, perché i tesori sono veri tesori viventi, coloro che operano nell'artigianato. Ma io ritengo che siano calcoli matematici che possono fare nel momento in cui si prepara una botte, quella cilindrica, o altri lavori, e se non meritate veramente l'apprezzamento, il mio sentito, sono dei beni, come è stato detto prima, dei beni materiali e immateriali. E la conferenza che c'è stata, la salvaguardia dei beni culturali e antroponomici, che è stato realizzato a Parigi, parla chiaro per quanto riguarda l'UNESCO. Siete elementi essenziali per la nostra vita culturale e per la nostra nazione. Grazie Presidente, che a nome della mia associazione, Vicepresidente, mi consegna il nostro lavoro. Grazie. Abbiamo voluto abbinare a questa prima edizione della manifestazione Arte Applicate Messieri un concorso fotografico. La fotografia è in fondo un linguaggio in equilibrio tra arte e tecnica. L'essenza stessa di fare fotografia, nonché il mestiere di fotografo, richiedono non solo creatività, tecnica, ma anche personalità ed inventiva, senza trascurare l'importanza.
meditazione, di riflessione e riferimenti culturali. L'evoluzione del processo fotografico nasce da un sapere multidisciplinare che include l'ottica, la chimica, la progettazione, la meccanica, per giungere all'attuale tecnologia digitale. Si inizia con le menzioni per alcuni partecipanti al concorso fotografico, organizzato dal Centro Commerciale Bruno Euronics per Messina, in sinergia con l'Associazione Messina Web EU. Ma prima un e doveroso farlo alla giuria del concorso, una finestra sullo stretto di Messina, presieduta da Massimo Fantano, fotografo professionista, e composta da Rocco Fodale, tenore, poeta e appassionato di fotografia, Marco Casagrande, ambassador Canon, Sandro Maselli, direttore centro commerciale, Giorgio Peacqua, fotoamatore, Susanna Fandari, fotoamatore. Menzioni per una finestra sullo stretto di Messina attribuite a categoria amatore Tina David. Prego, possiamo farvi avvicinare la signora Tina David per la categoria amatore, Antonio Maggio, Alessio La Spada. Per la categoria professionisti, Giovanni Broccio. Maria Perenato e Nello Valveri. Vi invitiamo ad avvicinarsi unitamente alle hostess dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri per la visione delle opere. Yeah.
del gregge di Castro Reale. Lo invito a salire sul palco. Di famiglia contadina, ha vissuto in una campagna denominata Contrada Cavallaglio fino al 1952, quando si è trasferito a Barbera, frazione del comune di Castro Reale. Ha lavorato nell'azienda forestale come capo operaio nei bacini di Santa Lucia, Barcellona e Castro Reale. Ed è proprio in queste zone che si possono ammirare ancora oggi gran parte delle sue opere scolpite su pietra e realizzate con arnesi di fortuna costruiti dallo scultore stesso e che tuttora conserva gelosamente nel suo laboratorio. Ha realizzato diverse opere di legno, tra cui facce di persone a lui note, piccoli barili e utensili da cucina che ha donato ai suoi concittadini. Interessante la costruzione di forbici per la tosatura delle pecore. Invito anche il sindaco di Castro Reale, già si è presentato, se lo possiamo avere questo ritiro, nonché il dottor Giuseppe Ruggeri, membro del comitato promotore dell'evento, ad avvicinarsi sul palco per le foto di rito. Abbiamo cominciato circa 30 anni fa, scommettendo proprio
caso di dire, su questa attività e oggi siamo fra i primi in Europa a livello europeo. Ecco, questa è una grande opportunità, soprattutto perché consente di dare una svolta alla nostra agricoltura che, come tutti sappiamo, è abbastanza in crisi, soprattutto nei settori tradizionali, la viticoltura, la pomicoltura, l'olivicoltura, e questo nuovo settore consente nuovi sbocchi commerciali non soltanto sul nostro territorio, ma sul territorio internazionale. Grazie ancora. Grazie. Terza menzione, arti applicate ai mestieri, a Giovanni Tringari, maestro d'ascia. Un'arte, il maestro d'ascia, quasi abbandonata, un nome conferito dallo strumento alla professione quale mezzo insostituibile e caratteristico. La sua è una generazione che parte dal bisnonno, il nonno, lui, Giovanni, e poi i figli Giuseppe e Salvatore. Dal libro La caccia del pesce spada nello stretto di Messina e da un esame dei registri della delegazione di spiaggia di Torre Fabo, abbiamo appreso che la tenuta, matricola 10-327, fu costruita proprio nel cantiere di Giuseppe Tringari. Il materiale utilizzato era il pino, il gesso e la quercia come di consueto. Menzione arti applicate ai mestieri a Giovanni Tringari consegue il riconoscimento il dottor Matteo Allone. Prego. Motivazione per la salvaguardia dell'esperienza e della tradizione di famiglia di maestri d'ascia. Il dottore Allone sta arrivando per la consegna del riconoscimento, prego. Più vecchie, più brutte sono, più belle vengono
il suo pressante bisogno di arricchimento culturale, per un improvviso innamoramento del bello, per il fascino della miniatura, per un irresistibile impulso di creare. Nino Marcione ha avanzato una richiesta che noi accogliamo con grande entusiasmo, avendo qui il sindaco di Sinara e la presidente della Prologo Sinara, Vincenza Motta, per la foto di Nino. Un applauso. Quinta menzione, arti applicate ai mestieri A. Carmen Trusso, ricamatrice di Gioiosa Marea, utilizza molteplici tecniche di ricamo, ma la più conosciuta è in assoluto il ricamo tradizionale e le sue esecuzioni: lo sfilato sfigliato, il 400 e il 500, il ricamo traforato, il punto reticello, il punto in taglio, il punto ad ago, tanti nomi che ci trasportano e invitano alla scoperta. Menzione anche applicata ai mestieri a Carmen Trusso. Premia il dottor Giacobello, grazie. Per il mantenimento di tecniche antiche di ricamo pregevoli. Una bella notizia per tutti, abbiamo il suo presidente, il presidente napoletano e il presidente della Repubblica. Andiamo alla penultima menzione, quindi la settima menzione,
Settima lezione, arti applicate e mestieri, a Michele Trifiletti, gelatiere del Palacollo 11 di Messina. Un applauso. Che con l'arte della preparazione e della conservazione del gelato ha valorizzato la maestria dell'antica gelateria italiana. Il gelato rappresenta uno degli aspetti più appaganti e positivi della nostra esperienza infantile, capace di entrare per vivacità di colori, capacità di comunicazione immediata. Il principio su cui Michele Trifiletti basa la sua passione è l'artigianalità del prodotto, con un laboratorio fornito non di attrezzature industriali quanto piuttosto di mantecatori tradizionali che consentono di realizzare un prodotto naturale che conserva i sapori più autentici. Il suo segreto? Non perdere l'autenticità del mestiere. Michele Trifiletti risulta essere uno dei maestri gelatieri, custodi di una deontologia professionale che è rigore, attenzione, scrupolo nella scelta dei prodotti, nella lavorazione e nella commercializzazione. Menzione arte applicare e mestieri a Michele Trifiletti. Segni il premio al dottor Armando Pesco, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Messina. Per il suo apporto concreto alla promozione e alla valorizzazione del gelato artigianale italiano, per le sue elevate qualità professionali e per il suo essere custode di una deontologia professionale che è rigore, attenzione, scrupolo nella ricerca dei prodotti e nella scelta, nella lavorazione e nella commercializzazione. Applicare i mestieri alla signora Anna Rizzorella. La signora Anna Rizzorella ha operato nel campo dell'arte bianca per oltre 50 anni, dagli anni 30 ai primi anni 90. Nasce nel 1914 nella zona dello Scopo, dove il padre ha un forno ed è terza di 7 figli. Sin dall'età di 7 anni affianca il padre nella distribuzione del pane che avveniva quotidianamente per mezzo di un fermento. Interessato la vastissima zona che va dallo Scopo al Giappone. Dall'età di 14 anni lavora come modista nella produzione di guanti e cappelli. A 20 anni sposa Giovanni Arena, titolare di due panifici, quello di via Falconieri e quello a 600 per i prodotti di rosticceria di via Garibaldi, tornando così a quello che era stato il suo mestiere fino all'infanzia. L'attività della signora Rizzo, data la produzione del bene di prima necessità per eccellenza, quale il pane, ha attraversato con maestria, dedizione e fatica 60 anni di storia cittadina senza conoscere soste. Nei suoi ricordi di lavoro trovano posto la distribuzione razionata del pane e le tessere annonarie, i rifornimenti di pane e gallette ai tanti convogli navali passati per il nostro porto, che fossero quelli destinati alle truppe italiane di stanze in Nord Africa, o successivamente quelli transoceanici dell'emigrazione, o infine quelli delle grandi crociere. Insieme ai ricordi degli anni d'oro di Messina e delle sue sfarzose estati, contrassegnati dalla vendita quasi miracolosa di prodotti di rosticceria in occasione del Ferragosto, della Targa Florio, del Teatro dei 12.000 della vicina Piazza Municipio. Un esempio di longevità commerciale che ha attraversato storia e memoria di Messina, grazie alla qualità di prodotti di cui ancora i messinesi lamentano nostalgicamente la scomparsa. Menzione arti applicate e mestieri alla signora Rizzorella Maria. Consegno il premio all'avvocato Moreno, grazie. Motivazione: per il suo essere stato un punto di riferimento per una generazione di messinesi e non, con i suoi inimitabili arancini a ragù. Brava. Un applauso! Accompagniamo la signora! Bene. Ed adesso un altro momento musicale a cura del gruppo Salva la Pezza.
Questa canzone la dedichiamo a tutte le splendide donne che ci sono qui stasera. Sull'ultima mattina. Oh,
la vita di Sicilia inizia nel lontano 1952, quando a soli 15 anni, restando affascinato dalle emozioni provate di fronte a un masso informe, comincia la sua attività per trasferire sulla pietra le forme volute. Ci troviamo di fronte ad una delle poche persone che esercitano ancora l'arte dello stalpellino nella Valle dell'Arcata. La fonte ispiratrice per eccellenza è l'arte classica, soprattutto quella greca, la cui bellezza è ineguagliabile per l'equilibrio, per il senso delle proporzioni, la compostezza che la caratterizza. Convinto che chi non è capace di rendersi conto del valore della civiltà classica rimarrà a lungo e vivrà la giornata senza alcuno stimolo, egli evidenzia un profondo culto per il passato e un grande amore per la cultura. Da qui il suo rimpianto per non aver potuto proseguire gli studi quando era adolescente e l'importanza che gli riconosce a scuola. Egli infatti da autodidatta e avendo per lungo tempo esercitato il mestiere del curatore ha cercato di sopperire alla carenza di conoscenze teoriche con l'esperienza acquisita, che però non è sufficiente a dargli l'esatto senso delle proporzioni e della prospettiva. Il signor Arnasmo si scoraggia mai e così costruisce un modello in creta, in gesso e in argilla, un plastico prima di intraprendere il lavoro commissionato. La pietra scelta è quella di Comiso, che essendo molto dura è sì difficile da lavorare, ma assicura risultati migliori rispetto ad altre tipologie. L'esperienza umana del ragazzo scorre parallelamente a quella artistica, che si avvale di un personale arricchimento culturale determinato dal suo interesse per la cultura. Uscire dall'ignoranza è come liberarsi dalla schiavitù, perché consente all'uomo di dare sfogo e corpo alla propria passione, alla propria creatività, alla propria fantasia. Il lavoro rende gli uomini liberi. Questa è la sua conclusione e il suo messaggio. Primo premio Arti Applicate Mestieri a Salvatore Randazzo. Consegna il premio il professor Francesco Marconi. Applicazione. Per essere un esempio di esperienza di fantasia per l'uso dello scalpello, con il quale trasforma la pietra in forme di arte pregiate. Brevissimo, quando l'artigianato diventa arte. Salvatore Marrazzo. Proseguendo con la premiazione, è la volta di Carmelo Antonuccio, Floral Design di Milazzo. Un applauso! Antonuccio è un milazzese tra i personaggi mondiale del floral design. Dopo un percorso in crescendo da giovane fiorista intraprendente e creativo, riesce a conquistare le più alte vette dell'arte floreale vegetale. È il fiorista che diventa artista, che progetta con creatività e realizza con arte armonie ed equilibrio, composizioni, addobbi e decorazioni floreali, sempre in continua ricerca di nuove forme, strutture e materiali. Il suo percorso formativo di alta specializzazione lo ha portato a raggiungere esperienze di alto livello in Italia e all'estero. Fonda il primo movimento di fioristi professionisti in Italia, diventa consigliere nazionale di Interflora e nel 1989 rappresenta l'Italia alla Coppa del Mondo di Arte Floreale che si tiene in Giappone. È giurato internazionale di arte floreale, allestitore di stand nelle più importanti fiere del mondo, comprende il quadro delle sue peculiarità, sposando le regole e le concezioni orientali. Da qui riesce a creare una nuova corrente in Italia e da cui nasce la sua scuola Laboratorio Idea a Milazzo, che si impone subito per le innovazioni relative alla cultura, alle arti e ai mestieri e a tutto ciò che si può attingere alla natura per diventare arte. Ha fondato la rivista nazionale Laboratorio Mediterraneo, che è l'organo ufficiale della scuola, e pubblica Atmosfere, che raccoglie la sintesi delle sue migliori performance. Premio Arte Applicate Mestieri a Carmelo Antonuccio. Consegna il premio il Presidente del Consiglio.
inizio dell'anno. Volevo dire intanto grazie all'organizzazione, grazie a tutti quanti, grazie alla mia terra. Così come diceva il relatore prima, non so perché, sono emozionatissimo, anche perché quest'aula qui mi ha dato gli albori quando tanti, tantissimi anni fa abbiamo fondato per la prima volta la Viflor in Fiera di Messina e qui abbiamo fondato il sindacato in quest'aula, perciò sono particolarmente emozionato. Grazie, grazie. Queste creazioni sono le loro, quindi un applauso troppo per Carmela Tonuccio e Natale Conte. Proseguendo con la prevenzione, la volta di Giuseppe Teglia, architetto messinese, che dopo gli studi completati all'Istituto Statale d'Arte Basile di Messina, si è specializzato nel campo della comunicazione visiva presso la scuola civica del Castello Sforzesco di Milano. Ha collaborato con diverse agenzie multinazionali e studi di grafica. Esperto di creatività legata al mondo musicale, Giuseppe Teglia ha creato copertine per i dischi di Baffi Auto e Mina. Trattasi di copertine di raffinata innovativa inventiva, con i caratteristici tocchi tra il realistico e il fiabesco. Si pensa alle copertine dei celebri dischi Caffè della Bahia e L'ombrello alla macchina da cucina. Teglia ha anche disegnato il basso rilievo rosato con un suggestivo color sabbia per Mazzini Canta Battisti. Con quel tocco pastello sul volto della cantante di Cremona che ha lasciato una forte traccia nel campo della grafica musicale. Alcuni suoi lavori sono apparsi nelle maggiori riviste di settore, da Linea Grafica e Strategia fino al catalogo Digital Imaging, contenente le opere dei maggiori 50 creativi e fotografi esposti al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano nel 1998. Primo premio Arte Applicata e Mestieri a Giuseppe Teglia. Consegna il riconoscimento il professor Guglielmo Bambino, docente di ruolo in discipline pittoriche presso il liceo artistico statale Basile di Messina. Il professor Bambino è componente della commissione di valutazione, esordisce come grafico pubblicitario e ricopre per anni il ruolo di architetto nel settimanale 109, alternando alla grafica editoriale attività teatrale. Ha avuto il piacere di restaurare le macchine festive della Vara di Mare Grifone, nonché il cielo votivo a Santa Custodia. Si dedica a mostre in pittura, considerando quest'ultima un'esperienza intima dell'essere. Grazie a Guglielmo Bambino e grazie a Giuseppe Teglia. Combinazione. Per aver interpretato e sublimato il valore evocativo e simbolico delle immagini attraverso tecniche grafiche tradizionali digitali. Ringrazio tutti, diciamo, la giuria e diciamo, la tutta organizzazione. Ecco, questo per me è un premio importantissimo, anzi un doppio premio, perché in effetti è stato, diciamo, selezionato dalla giuria, ma nello stesso tempo anche dai vari settori. Ecco, per cui ti ringrazio molto, non ho niente da diciamo, dire. Parla il curriculum e soprattutto i lavori di pubblicità che sono in strada e la vita. Grazie. Bene, proseguendo con la prevenzione, la volta di Italia Forti, sarta specializzata in costumi medievali di Montalbano e Ricona. È membro dell'associazione Evocazioni Storiche e Religiose, usa spesso materiali riciclati, pendenti e accessibili a basso costo. Ha realizzato, oltre ai costumi per la festa medievale di Montalbano, anche accessori quali corone, cinturi di cuoio, borsette, guanti ricavati per re e regina e calzari in stoffa. Crea bambole in stoffa stile medievale, riproducendo arcieri, templari, nobili, popolare, partendo da una forcella in legno di nocciolo. Ultima realizzazione, la riproduzione della corona di Costanza d'Aragona, sita nel Duomo di Palermo. Premio Arte Applicate Messieri a Tania Foti. Consegna il premio il sindaco di San Fratello, grazie. Motivazione per aver dato vivo significato.
continuità alla tradizione e alla rievocazione storica attraverso l'attività laboratoriale. Prego.
nel contempo coltivava la passione per il ricamo, per la maglia, per il filè e per il chiacchierino. Ma il suo più grande amore è l'arte del tombolo, del pizzo e del canturo. I fuselli nelle sue mani suonano delle dolci melodie, creando dei pizzi eleganti e preziosi. La sua disponibilità a tramandare gli antichi lavori artigianali è unica. La pazienza e la sua umiltà si esprimono nella sua arte. Settimo premio Arte Applicata e Mestieri a Cinzia Svezia. Consegna il professore Domenico Redoni. Motivazione. Per essere legata alle tradizioni che interpreta con un semplice materiale, il filo, con cui crea vere e proprie tele d'autore. Accogliamolo con un applauso, più forte, io mi sento! Ecco, bello, tosto questo applauso, tosto! Ancora grazie, vi vado ad accomodarvi. Si è staccato anche il microfono della mia voce, eh? Ah, ai, 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 ai. Allora, ottavo premio Arte Applicata e Mestieri a Vincenzo Ioppolo e barista di Sant'Angelo di Brolo. Visitare il laboratorio del signor Ioppolo è un'occasione unica. La sua passione è incredibile. Il legno diventa la sua creatura. È proprio uno stilista del mobile, dell'arte del tarso e della scultura dell'intaglio. Racconta che il suo laboratorio del barista è stato creato dal bisnonno paterno. L'arte è stata tramandata da padre e figlio. Vincenzo, pur sapendo lavorare e amando l'arte, vive a Dallas, perché purtroppo, dove svolge un lavoro molto importante nell'ingegneria spaziale, però quando ritorna a Sant'Angelo per le vacanze, si reca nel laboratorio del padre per aiutarlo. Complimenti per questo, eh? Infatti hanno anche realizzato un aereo mobile telecomandato. Vincenzo da ragazzo voleva imparare il mestiere di meccanico, ma papà Pietro, già all'età di 11 anni, pian piano si innamorò del lavoro, soprattutto nell'arte dell'intarsio e dell'intaglio. Ha realizzato tavole da letto, tavoli, sedie, eccetera, che sono stati spediti in ogni parte d'Italia. Ottavo premio Arte Applicata e Mestieri a Vincenzo Ioppolo. Consegue il premio l'avvocato Giuseppe Sant'Arco e Rotary Club Messina. Appassionato di un'arte difficile, prime vorrei prenotarmi per il prossimo anno. In che senso? Vorrei dare un contributo per ampliare questa edizione come Rotary, come la nostra altra associazione, perché probabilmente la cosa più bella è quella di coniugare le parole con l'immagine. E quindi io penso che il prossimo anno, man mano che si vanno a premiare gli artigiani, è bello far vedere anche il prodotto del loro lavoro artigianale, sicuramente conto delle cose eccezionali che fanno questi artigiani. Quindi anche dal prossimo anno vediamo di collaborare insieme per creare qualcosa, perché il filmato anche rimane ai vostri atti e quindi a futura memoria avremo un ricordo del loro lavoro. Sicuramente il prossimo anno faremo un lavoro più concreto, però ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole anche tempo nella presentazione e cercheremo di fare molto meglio. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Ma poi un impegno è esteso anche alle autorità per poter ampliare questo premio, perché ho bisogno di voi. Sono un aiuto vostro che possiamo ampliare il nostro premio, signori sindaci, signor presidente del Consiglio Comunale di Messina. Capisco, però la nostra è una piccola associazione senza finalità di lucro. È bene saperlo questo. Grazie. Rappresentato oggi con l'avvocato Sant'Arco, con l'onorevole professore avvocato Maurizio Balestrelli e con il professor Vito Novo. Andiamo a noi.
Lavorare con le lancette significa soprattutto precisione, calma, tolleranza e pazienza. Quando si pensa a un lavoro di alta precisione, si pensa sempre, quasi per associazione di idee, all'orologiario, inteso come attività meticolosa e precisa per antonomasia. Oltre a riparare gli orologi delle migliori marche, l'attività del signor Balsamo si concentrava, oggi nel figlio Giovanni che se ne occupa, sul restauro anche di orologi antichi e moderni, a volte apprendendo, evolvendosi per far fronte alle esigenze della tecnica. L'atmosfera che si respirava entrando nel negozio del signor Balsamo di riparazione di orologi era una via di mezzo tra un film dell'horror e una favola come Cenerentola e La Bestia. All'unisono, allo scattare dell'ora, si sentivano i rintocchi dei tanti orologi antichi attaccati al muro, poggiati per terra, messi in bella vista dentro delle vetrine, tutti con un tono diverso, una propria peculiarità. Pulire ogni singolo ingranaggio, registrare o sostituire i pezzi mal funzionanti di un orologio, le casse, i suoi ingranaggi a volte minuscoli e talmente piccoli, ha caratterizzato il lavoro artigianale del signor Balsamo. Nono premio Arte Applicata e Mestieri a Giuseppe Balsamo. Consegni premio per il dottor Giuseppe Calamai. Grazie. Il dottor Giuseppe Calamai è il nostro commercialista. Sì, grazie. Motivazione. Per aver colto la dimensione artistica del tempo e della sua misura. Un applauso. Abbiamo una sala proprio pronta, ma mi sono addormentato, mi stanno tagliando. No, forza, più forte. Ah, non mi sento. Grazie ancora, grazie ancora. Decimo premio Arte Applicata e Mestieri a Gia Vincenza di Sinagra che dipinge sul tutto. Un applauso. Per dipingere su questo tessuto occorre tanta pazienza e molto tempo, soprattutto per la consistenza del tessuto e dell'intreccio rarefatto, con fori esagonali, da quali il colore fuoriesce perché non viene trattenuto. I disegni si eseguono in modo certosino, quasi ad incastrare le piccole tessere di un pauso. I risultati sono di poesia e di gioioso inno alla vita. In effetti, nella sua semplice originalità, la signora crea alchimie che i suoi lavori ci consegnano. Creazioni in cui l'occhio riposa che stimola la curiosità, che trasmettono emozioni, ma soprattutto pazienza. Di recente, nel 2012, partecipa al concorso San Leone dell'Arte, organizzato dalla Prologue e dal Comune di Sinagra, risultando vincitrice del secondo premio. E nel 2012 espone alla manifestazione Settimana della Cultura, mostra un ebro di scenario Sicilia Europa, organizzata dalla Prologue e dal Comune di Sinagra. Decimo premio Arte Applicata e Mestieri a Giglia Vincenza. Bella, maestro Pino Alessandro, grazie. Motivazione. Per essere un raffinato esempio di paziente e poetico equilibrio di forme e colori capaci di trasmettere emozioni. Vado da Gia Vincenza e il sindaco di Sinagra ad salire sul palco. I rappresentanti della vostra zona vi vogliono, eh? Ha fatto una distanza abbastanza chiara. Prego, anche per spezzare un po' l'atmosfera, io ho sempre domandato a Lino Alessandro, tu all'altro giorno hai festeggiato il 75° anno, 2 anni fa, dei cartellini per l'età, vero? Allora io mi domando, ma quanti anni hai questo? Scusate, grazie maestro. Comunque io ho 76 anni e ringrazio il Signore perché mi ha fatto bene. Presidente dell'Accademia
che con grande passione, entusiasmo e professionalità stanno ottenendo dei risultati di altissimo livello, così come sta confermando il titolare del corso, il maestro Franco Reale. Undicesimo premio Arte applicata e mestieri ad Ateneo di Moda di Snabra. Conferma il premio al professore Giovanni Cacombe, sono onorato della Fondazione Culturale del Centro. Grazie. Motivazione per voler rappresentare un esclusivo esempio di connubio fra impresa e creatività sartoriale. Bene, presentiamo noi tutte queste donne della Tela di Moda. Bene, il vostro nome? Io sono Pina. Trilla. Santina. Angelina. Carmela. Graziella. Valentina. Concettina. Natalina. Roberto. Bene, diamo la parola al maestro. Grazie alla giuria che ci ha riconosciuto questo impegno che queste signore con passione, professionalità e amore per il mestiere stanno portando avanti, ma tutto questo non sarebbe accaduto senza l'idea, il lavoro e la collaborazione della dottoressa Enza Mola e del sindaco di Sinagra. Ringraziamo loro due, ma ringraziamo soprattutto questo gruppo meraviglioso che sta portando avanti un progetto molto impegnativo. Grazie. Complimenti alla ragazza. Accompagniamo le signore con un applauso. E andiamo all'ultimo premio Arte applicata e mestieri. Dodicesimo premio Arte applicata e mestieri a Ernesto Geraci, restauro Arisi. Ernesto Geraci, nato a Messina il 25 dicembre del 1939, ha frequentato l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, conseguendo il diploma in data 30 ottobre 1962. È insegnante dall'anno 67-68 in educazione visiva e disegno davvero all'Istituto d'Arte Basile di Messina. La specializzazione della sua attività verte su dipinti su tela e tavola, affreschi, reperti archeologici, metalli, eccetera. Numerose le opere restaurate per varie mostre come l'Angelo del Polittico di San Gregorio, l'Annunciazione di Palazzo Belloma a Siracusa, le Giove Madonna con Bambini e Frate al Museo Regionale di Messina, la croce dipinta secolo XV della Cattedrale di Cefalù, il gonfalone della Chiesa Madre di Calladoro, la Madonna col Bambino della Chiesa di Santi Paolo e Bartolomeo, eccetera. Premio Arte applicata e mestieri Ernesto Geraci, consegna il premio il dottor Giuseppe Salvetro della Camera di Commercio. Motivazione per aver scelto di interpretare restauro e la sua dimensione estetica, preservando la memoria storica e sociologica dell'arte. E allora volevo intanto segnalare questo personaggio. Il professore Geraci è un autentico monumento. Io ormai lo incrocio da una decina d'anni, è sicuramente uno degli esperti più interessanti, più validi, uno che per anni ha avuto al Museo Regionale di Messina un laboratorio d'arte e ha messo le mani su tutti i quadri più importanti che noi abbiamo all'interno del nostro museo, ma probabilmente anche in Sicilia. Segniamo soltanto una cosa: se voi alzate le vostre teste, in alto ci sono due quadri. Alle mie spalle, alla mia destra, c'è un quadro della regina Margherita di Dario Querci del 1888, mentre invece alla vostra destra in alto c'è un altro quadro di Umberto I. I due quadri erano ormai in condizioni pessime circa 15 anni fa, ormai ne sono passati anni professore, e praticamente la pellicola pittorica era totalmente rovinata, l'umidità ascendente aveva totalmente rovinato i quadri. Ebbene, grazie all'intervento del professore qui presente, noi siamo riusciti ad effettuare un restauro filologico conservativo, restituendo alla pubblica fruizione i due quadri di Dario Querci. Un grazie quindi anche personale, perché
già vinto questi premi, quando c'era campione perché i premi acquisti e più volte sono stato premiato, quindi per me è una grande soddisfazione. Grazie. Facciamo rimanere un attimino in ansia prima di passare classificati al concorso fotografico e ci godiamo.
posso? No. Se viene pure lui. Thank you.